Cambia il cronoprogramma della ricostruzione privata dell'Aquila, obiettivo cercare di velocizzare la ricostruzione privata delle frazioni e riallineare i tempi del cronoprogramma del Comune dell'Aquila con quelli dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione. Un nuovo provvedimento licenziato dalla Giunta Comunale che rimette le mani in quello che era il modello di ricostruzione attuato dalla passata amministrazione, che suddivideva un territorio di oltre 400 ettari in comparti all'interno dei quali venivano individuati come priorità le prime case e le attività produttive. Con il nuovo cronoprogramma invece spariscono i comparti e si dà priorità assoluta ai progetti di ricostruzione delle prime case. Non solo: saranno previste penalità per i progettisti ritardatari, come spiega il nuovo assessore alla ricostruzione Vittorio Fabrizi. Il provvedimento adottato dalla Giunta va a modificare diciamo, il, la filosofia del vecchio cronoprogramma perché, nel tempo, si sono verificati dei disallineamenti diciamo, tra le previsioni del Comune e le, i tempi istruttori dell'Ustra. Allora, nel riallinearci con l'Ustra per dare tempi certi ai cittadini circa l'assegnazione la della propria pratica, abbiamo ritenuto che a distanza di dieci anni fosse assolutamente importante privilegiare assolutamente le prime case, quindi abbiamo modificato i criteri, quindi adesso provvederemo alla stesura di una nuova classifica, chiamiamola così con assegnazione di tempi che presumibilmente, stante le interlocuzioni avute con USRA per la, la stima dei tempi tecnici di istruttoria, dovrebbero essere rispondenti al vero. Quindi parliamo principalmente della ricostruzione delle frazioni. Il provvedimento introduce anche un paio di novità: la possibilità per le frazioni di proporre progetti unitari. Eh, e quindi magari ehm, che diano una connotazione più eh, consona diciamo, al tipo di borgo che si va trattando e un'altra novità è invece in, eh, relativa alla eh, penalizzazione per i professionisti che presentano i progetti parte seconda con notevole ritardo.